intendi una città che ti accoglie e ti innamora con i suoi superlativi, un bianco che abbaglia e trasfigura la pietra, un cielo che ti fa aggiornare il concetto di azzurro, e poi, tra le vie e le scuole, un gruppo di amici che si inventa con la forza invincibile della passione un festival di letteratura per ragazzi. Sommate i fattori e troverete Trani coi suoi Dialogues, edizione 2017, dove, per dirne solo una, puoi incontrare un grande autore come Nino Ferrara, eccolo un altro superlativo, che insegna ai suoi alunni lettori una capacità per nulla scontata. L'ambizione è addirittura quella di far adoperare la scrittura ai bambini e ai ragazzi come forma principe di educazione sentimentale. Tu pensa un po' a cosa ci inventiamo. Quindi l'idea è far usare loro lettura e scrittura per imparare a nominare e a condividere le emozioni. Nei tuoi libri tu hai toccato spesso anche argomenti forti, no? A cominciare anche dalla violenza, per passare anche alla guerra, però anche di personaggi un po' eccentrici rispetto ai soliti soggetti delle narrazioni. A me piace che la fantasia non venga fuori dalle bacchette magiche, ma dai personaggi, e che apparentemente sono personaggi che arrancano nella vita, ai quali metto davanti un problema grosso come una casa dopo un po', e spesso sono adolescenti, maschi o femmine ovviamente, che a un certo punto incontrano un problema e io metto in scena il come se la cavano. A volte non se la cavano, non c'è necessariamente lieto fine, ma quello che ci piace è come prova quel personaggio a dibattersi nella realtà ed è quello che favorisce l'identificazione. Secondo me c'è una possibilità di essere non solo testimoni come scrittori, non solo visionari, ma la mia pretesa è essere testimone e visionario insieme, cioè parlare anche di denunce sociali, ma farlo sognando o facendo sognare il lettore. A partire da Ero Cattivo, che è stato anche un libro anche molto premiato, fino appunto a libri che trattano anche proprio vicino al problema della guerra. Ecco, quando i ragazzi sono di fronte a un testo del genere, tu hai visto la loro reazione? Sì, ho visto che poi diventano affascinati da quella narrazione, purché la narrazione non sia, adesso dico un'aberrazione in presenza tua, non sia puro giornalismo, nel senso che ovviamente ai bambini non può. Ah, ma non lo dicevo, non lo dico io, lo diceva anche un certo Pierpaolo Pasolini, non so se avete mai sentito. Pierpaolo Pasolini diceva già ai suoi tempi che non era più possibile raccontare la cronaca e la storia, non solo ai ragazzi, lui diceva persino agli adulti, con la modalità giornalistica o da storico. Diceva servono soprattutto per i ragazzi delle storie trasversali. Lui le chiamava pazzerelle, che appunto beccassero, quello che provo a fare io nel mio piccolo, ci mancherebbe, che beccassero i ragazzini e le ragazzine ovviamente qui e qui, per poi portarli qui. E quanto è pazzarello Nino Ferrara? Direi sufficientemente, quanto basta per fare con i ragazzi nei libri quello che io chiamo distacco e tenerezza, cioè un po' dentro il personaggio, identificazione totale, scrittura in prima persona, empatica, che garantisca a chi scrive di sentirsi quel personaggio lì che magari dice io ho paura o io sono innamorato e poi distacco, rileggere addirittura quello che hai scritto come se tu non fossi più quello che l'ha scritto e ti mettessi appunto nei panni del potenziale lettore che a sua volta deve trovare il più possibile autentico quello che scrivi. Ecco, è come con le persone, distacco e tenerezza. Costantino, ti farei un applauso, ma perché ti meriti un applauso? Facciamo un applauso.